Sai qual è la prima regola per superare il timore di parlare in pubblico? Te ne parlo in questo video. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella comunicazione efficace in pubblico. Inoltre sono presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori. Oggi ti voglio parlare di una regola che per me è fondamentale per superare il timore di parlare in pubblico. Il timore di parlare in pubblico è uno dei temi, forse è il tema, perché in effetti viene prima di ogni altro. E allora oggi ti voglio parlare di qualcosa che può essere utile ancora una volta guardando i miei amati video TED. Ce n'è uno di Richard Green che ha un punto che è essenziale per superare il timore di parlare in pubblico. Ed è una sua citazione che ho ripreso appunto da un video. Richard Green dice: "I timori verso il public speaking nascono da paure immotivate e derivano dal trascurare il vero significato del public speaking. Parlare in pubblico è nulla di più che avere una conversazione fatta con il cuore riguardo qualcosa per cui si ha una vera passione." Allora, da questa citazione, quali sono i punti che sono fondamentali per capire come superare il timore di parlare in pubblico? Allora, intanto il passaggio che i timori nascono da paure immotivate. Le paure immotivate nascono spesso da quelli che possono essere nostri punti di vista su noi stessi o su noi stessi. E quindi è questo su cui lavorare. Io dico sempre che il public speaking è una competenza fondamentale perché ti permette di lavorare su tante competenze insieme. In questo senso è davvero una competenza trasversale e ti fa lavorare tanto su te stessa o su te stesso, perché ti permette di affrontare quelli che possono essere anche un po' dei limiti che noi abbiamo. L'altra parte è qual è il vero significato del public speaking. Noi spesso pensiamo che parlare in pubblico, io sto su un podio, parlo a 10, 20, 50, 100, 1000 persone, non lo so, anche di più. In realtà c'è una sfumatura che va sempre ricordata. Il parlare in pubblico comporta una conversazione, una semplice conversazione. Dice: "Sì, ma una conversazione con tante persone." Attenzione però, io sto parlando di qualcosa che mi preme, che mi sta a cuore, per cui ho una vera passione e soprattutto devo pensare di parlare a ogni singola persona. Quindi quando parliamo in pubblico non pensiamo di parlare a 1000 persone, a un gruppo di 1000 persone, ma pensiamo di parlare a ognuna di quelle 1000 persone, come sto facendo io adesso. Io non so quante persone vedranno questo video, spero ovviamente tante, ma la cosa importante è che io sto parlando a ognuna e ognuno di voi. E questo mi permette di articolare la cosa in una maniera, spero persuasiva, ma che mi permette di mantenere un contatto uno a uno o uno a una. Questo è un grandissimo segreto del public speaking, che quindi ci permette di superare il timore di parlare in pubblico. Se noi vediamo il pubblico, il gruppo, come un gruppo particolarmente numeroso, lì nasce il timore. Pensate di parlare a ogni singola persona. Guardate le persone del vostro pubblico, guardate le persone che sono sullo schermo e pensate di parlare soltanto a loro, perché questo sicuramente ci aiuterà. Ovviamente nel mio videocorso parliamo anche di altri aspetti che riguardano il timore del parlare in pubblico, però questa citazione credo che sia utilissima da riprendere proprio per ricordarci sempre che il parlare in pubblico significa essenzialmente parlare a ogni singola persona che fa parte di quel gruppo. Se ti è piaciuto questo video, ti ricordo di mettere il mi piace, ti ricordo anche di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per non perderti alcun aggiornamento. Inoltre ti ricordo che sul tema del public speaking e anche del public speaking online ho dedicato due videocorsi che trovi nella piattaforma Udemy e che trovi in descrizione tutti i link. Bene, per rimanere in contatto, poi ti ricordo anche i miei social, Facebook, LinkedIn e quant'altro. Appunto il mio canale YouTube. Grazie, al prossimo video.